Agnese, stesso risultato dell'anno scorso, una brutta sconfitta, cosa è successo? Sapevamo che era una partita difficile, e sono molto forti, loro giocano bene palla a terra. E siamo partite molto bene il primo tempo, ma poi dopo con i loro ritmi alti abbiamo un po' mollato e alla fine si è visto, ci hanno fatto 3 gol, tutti di filo, di fila. Vi aspettavate qualcosa in più per come l'avete preparata, anche in base a quello che vi aspettate da questa stagione, oppure siete partite per non perdere, diciamo così? No, abbiamo preparato la partita benissimo tutta la settimana e alla fine il risultato è un po' balordo, però come ho detto prima abbiamo mollato e appena molli con la Juventus non ti perdonano. Da dove ripartirete adesso? Sicuramente ci aspetta una settimana molto tosta, adesso affrontiamo il Tavagnacco e dobbiamo cercare di vincere per portare in alto l'umore della squadra. Ma cambiano le ambizioni appunto con la classifica che si prospetta in avanti? No, sicuramente non ci poniamo limiti e daremo il massimo per riuscire a fare il meglio possibile in questo campionato. Qual è stata l'arma in più di questa Juventus? È stata semplicemente l'esperienza che si è fatta sentire? Beh, sicuramente anche l'esperienza, loro hanno giocatrici di alto livello, giocatrici migliori d'Italia e anche del mondo e niente, noi siamo ancora una squadra giovane che dobbiamo imparare, però ripartiamo da qui. Vi è mancata quella cattiveria agonistica però che ha messo la Juventus? Sicuramente sì, ci è mancato il gol, abbiamo avuto tante occasioni nel primo tempo e dovevamo sfruttarla al massimo, perché comunque già nei pochi contro la Juve in più devi sfruttarla al massimo. Grazie. Ciao.